Oggi, cari amici, mi sono svegliato di buon umore e non ho preso alcun aereo o treno con i bambini dietro, quindi è una giornata perfetta. Il problema è che però mi sono collegato in diretta streaming per sentire la conferenza stampa del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci. Qualcuno di voi può dire che devo essere ricoverato, io concordo, perché con vedere la conferenza stampa del presidente della regione Sicilia è quasi d'arancia meccanica, ma ancora peggio quello che dice il presidente della regione Sicilia. Dovete sapere che in regione ci sono 13.000 dipendenti pubblici, cioè gente che paghiamo noi con le nostre tasse. Di questi, 2.350 usufruiscono della legge 104, dice Nello Musumeci, che alcuni di questi dipendenti si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104 per l'assistenza. Ripeto il numero: 2.350 dipendenti regionali con la 104. Non basta. Ce ne sono altrettanti, anzi di più, 2.600 che sono dirigenti sindacali. Ma che stanno a fare sti sindacati in Sicilia? Un'assemblea ogni giorno? Sommiamo la 104, sommiamo i sindacali, abbiamo 5.000 persone inamovibili e che hanno tutti i diritti stabiliti dalla legge per lavorare diversamente rispetto agli sfigati che invece sono normalmente assunti dalla regione. Allora, quando sento che c'è un problema di personale, che gli sportelli non c'è qualcuno, che ci sono delle inefficienze, quando vedo che sono stati stanziati 800 milioni di euro per rifare la Palermo-Catania, mi chiedo, ma i nostri soldi dove vanno a finire? Sarò un populista, ma potranno girarmi le scatole a pensare che su 13.000 dipendenti, che già sono un'enormità, ce ne sono 5.000 che non possono lavorare come tutti gli altri? È un diritto o è un'esagerazione dei nostri diritti?